tre decenni di instancabile attività che, sulle orme di un cammino tracciato negli anni 90 dal senatore Walter Fontana, con assidua dedizione ed inimitabile pragmatismo, anima l'operato di un'organizzazione di volontariato incentrata alla prevenzione, alla cura, all'assistenza dei malati oncologici e dei propri familiari. Ma non solamente, perché dire oggi cancro primo aiuto equivale a parlare di una realtà votata all'aiuto, rivolto a tutti coloro i quali siano bisognosi d'aiuto, senza esclusione di colpi. Il motore di tutto questo sta nell'attività instancabile di volontari, medici, specialisti, imprenditori che giorno dopo giorno scelgono di sostenere CPA e assieme a loro tanti sportivi, testimonial di questo virtuoso esempio di fare in nome della solidarietà. Siamo partiti con un ospedale vicino a noi, noi siamo nati a Monza, oggi contiamo quasi 36 aziende ospedaliere. Ogni giorno 100 automezzi escono in varie località facendo dei servizi per la persona, trasporto delle persone, dei malati, del cibo, dei medicinali. Abbiamo realizzato in tanti anni 7 hospice, partendo dal primo che feci con Monsignor Barzari della Dognocchi, che anch'io allora non sapevo cos'era un hospice, l'ho poi scoperto dopo. 10 reparti ospedalieri consegnati poi ai vari ospedali. E poi abbiamo fatto anche una cosa un po' strana per tanti anni fa. Siamo riusciti a realizzare la prima biblioteca informatizzata d'Italia, la Bicocca di Monza, che esiste ancora adesso, dove sparirono i libri e sono state sostituite dai computer, dai PC, eccetera. Abbiamo donato più o meno più di 60 apparecchiature diagnostiche. Abbiamo anche fatto 5 spedizioni umanitarie. Ricordo anche quella per San Patrignano, quella grossa della Moldavia, e adesso ci stiamo preparando per andare in Sudan, dove è bruciato questo ospedale gestito dai salesiani, e stiamo preparando un container di medicinali, cosa che sembrava una mission impossible, invece noi siamo riusciti, e dopo Gaza, Haifa sta preparando questo container che partirà a metà gennaio. Un fiore all'occhiello che ci danno tutti come tipologia è queste 30.000 parrucche, di cui il 30% è per donne fuori regione. La regione ci dà una mano su questo, ma non sulle donne che provenienti dalla regione Lombardia. Ultimamente sono state anche fatte delle carrozzine speciali per la deambulazione elettrica. E poi abbiamo dato tante borse di studio a tanti medici specializzandi per aiutare a incrementare quelli che sono i medici negli ospedali. Numeri importanti e che tratteggiano un'attività capace di raccogliere e destinare ai propri innumerevoli progetti qualcosa come 24 milioni di euro in 3 decenni di storia. Stringendo il focus sull'operato dell'organizzazione negli anni lungo il particolare territorio alpino della provincia di Sondrio, è Barbara Zulian, del CDA di Cancro Primo Aiuto, a tracciare quanto di prezioso realizzato tra Valtellina e Valchiavenna. Ho potuto soprattutto constatare il lavoro e il costante impegno in sinergia con le altre associazioni, come Insieme per Vincere, con le cooperative del territorio dell'Alta Valle e con le altre in Bassa Valle, con la Croce Rossa per il trasporto dei malati da e per l'ospedale, una risposta ad un bisogno reale della nostra gente. La realizzazione del Day Hospital Oncologico di Sondalo, allora gestito dall'immenticabile dottor Giuseppe Valmadre. L'aiuto alla Onlus Siro Mauro per migliorare l'arredamento dell'hospice di Sondalo, un punto fermo imprescindibile per i malati a fine vita di cancro dell'Alta Valle. La realizzazione del reparto di degenza oncologica all'ospedale di Sondrio e non solo, ma anche il contributo determinante di CPA nell'avere per lo stesso ottenuto l'accreditamento regionale dei posti letto, tutto frutto dell'impegno e delle relazioni della CPA. La donazione negli anni di diverse apparecchiature per la chemionebulizzazione al fegato delle piccole presenze di malattie, dove a quei tempi il primario specializzato in questa metodica era il dottor Roffi, all'ospedale di Sondrio per oltre 10 anni. Un ecografo di altissima gamma per la nefrologia donata di recente grazie ad un consigliere valtellinese. Diverse donazioni di aiuto e automezzi alla Croce Rossa di Sondrio e Morbegno, oltre che a Colico,
compreso un mezzo fuoristrada 4x4, ambulanza mai esistita sul territorio della Valtellina, se non arrivata tramite CPA, ma certamente necessaria. La costruzione da zero e poi l'ultimo recente ampliamento dell'hospice di Morbegno, che nel suo insieme in totale è costato quasi 1 milione di euro alle casse dell'associazione. Da ultimo, tutto l'arredamento della nuova sede della Croce Rossa di Sondrio e per finire un'attività in pieno svolgimento, quale il trasporto dei medici da Niguardi a Sondrio e Sondolo, andata e ritorno, iniziato dal mese di febbraio scorso per ben 4 giorni alla settimana, che continuerà sicuramente. Inoltre, anche durante il grande evento mondiale delle Olimpiadi 2026 ormai prossime, CPA, per la quale è certamente sempre prioritaria la salute dei cittadini, sarà presente e farà sempre la sua parte. Dal canto nostro continueremo nelle nostre iniziative, tant'è che nel prossimo settembre uno dei più importanti congressi europei, Pain Talk, se non il più importante, sulla chirurgia mininvasiva e sul dolore si svolgerà proprio a Bormio. Andremo avanti, avanti così, perché ce l'ha detto anche Papa Francesco, ce lo disse nel 20° anno quando io andai a trovarlo, e seguiremo il nostro motto che siamo solo persone che aiutano altre persone. Continueremo senza sosta. Io dico, cambiano i direttori, per fortuna o no, cambiano i politici, ma la nostra associazione è sempre qui, sempre presente, pronta a dare una mano ai più fragili e ai più deboli. Nessun trucco, nessun inganno, questo e nient'altro.